Ciao a tutti, benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video vlog che è dedicato al grande show televisivo e alla serie di Premiatissima. Oggi purtroppo siamo arrivati all'ultima puntata di questa serie, perché il percorso di Premiatissima non è stato proprio lunghissimo, è iniziato nell'82 e si è concluso nell'86, che è proprio l'edizione di cui parliamo oggi. E quindi anche oggi parliamo di questa trasmissione show televisivo di Canale 5, storico degli anni 80, ma lo facciamo per l'ultima volta. Però voglio dire, avrete modo, ecco, se vi interessa e state magari guardando solo questo vlog, di andare a vedere anche tutti gli altri che sono all'interno appunto di una playlist che è dedicata proprio a tutta la serie di Premiatissima e alla sua storia, va bene? Oggi vi racconto invece l'ultima edizione di Premiatissima, quella dell'86. Buona visione e benvenuti sul mio canale. Premiatissimo 86 torna in onda dall'11 di ottobre dell'86 con 15 nuovi appuntamenti. A condurre sarà ancora Gianni Dorelli, che in ogni puntata fu affiancato da una copresentatrice diversa. C'era Zeo di Araia, Serena Grandi, Sylvie Vartan, Ursula Andres, Barbara Boucher, Veronica Castro, Giulia Johnson e l'allora eurodeputata Emma Bonino addirittura. Le due ragazze d'oro erano questa volta la Paola Perego, che però all'epoca era debuttante, quindi non si conosceva, era veramente sconosciuta, faceva soltanto la modella, e poi la più famosa di lei all'epoca, Alessandra Cavagnero, o Cavagnero, che era già un'affermata indossatrice modella, ma ad oggi noi conosciamo sicuramente meglio la Paola Perego. Tra gli ospiti che appunto presero parte al Premiatissimo 86 furono diversi, ad esempio Enrico Montesano, Paul Young, Derry Hall, Lello Arena, Harry Salvador, Amy Stewart, Nino Manfredi, ci fu anche la Bertè, Amanda Lear, Bo Derek, volevo dire, e Roberto Benigni, in una delle sue rare apparizioni, fra l'altro, sulle TV berlusconiane, perché sì, appunto, la politica assolutamente non la voglio fare entrare nei miei vlog. I testi di questo Premiatissimo 86 saranno di Antonia Murri, Dino Verde, Marcello Ciorciolini, Stefano Giurgens e Sandro Leoni. La scenografia fu di Tullio Zitowski, che se non sbaglio ha fatto scenografia per tutti i Premiatissima, e di nuovo Enrico Pozzi. I costumi erano nuovamente di Enrico Ruffini e le coreografie di Enzo Paolo Turchi, questa volta l'orchestra diretta da Augusto Martelli e la regia invece affidata a Davide Rampello. Premiatissima lasciò lo studio 7 di Colonio Monzese e si trasferì allo studio 1 del Centro Palatino di Roma, all'epoca appena restaurato e con i suoi 1800 metri quadrati, definito il più grande studio televisivo d'Europa. Pensate un po' quanta gente conteneva a questo giro, appunto il pubblico di Premiatissima doveva essere vastissimo. Allora, furono 24 i cantanti in gara, suddivisi in 6 gironi, ma questa volta il Premiatissimo 86 avrà questa nuovamente, ecco, questa formula dove gli artisti canteranno con le proprie canzoni, alcuni faranno delle cover, perché per l'occasione ne approfittano per far uscire dei dischi compilation di grandi successi, ma la maggior parte di loro lanceranno dei veri e propri dischi da questa manifestazione, perciò sarà una sorta quasi di festival dove faranno uscire anche delle canzoni inedite. Allora, nel girone A, ogni girone avrà 4 cantanti chiaramente, nel girone A ci saranno i 900 che capitaneranno il girone A, lo faranno con un pezzo bellissimo che era Dream on Paradise. In questo girone farà parte anche Garbo, canterà Per te, Nicola Di Bari con Io e te da soli e Maria Nazionale che canterà Ragazzo solo. Per quanto riguarda il girone B, invece a far da capitana sarà Orietta Berti, canterà Senza te, ci sarà in questo girone anche Pupo e Fiordaliso in coppia, canteranno La vita e molto di più, ci sarà la giovane Cinzia Corrado che aveva vinto il Festival di Sanremo dell'anno precedente fra le nuove proposte con Niente di più, in questo anno uscirà con un album, fra l'altro sfortunatissimo perché sarà poi ritirato dal mercato, insomma non avrà grande fortuna con questo disco, ma da questo disco estrarrà la canzone che poi in realtà doveva essere quella estiva, che era Money. E poi ci sarà Miki,
il giovane Miki Porru, sì, ok, con lei, canterà lei. Nel girone C invece ci sarà Capitana, la Rossana Casale canterà Nuova Vita, però ci sarà anche Gigliola Cinquetti che canterà Una Donna Distante, ci sarà Schirone con Onde. Allora Schirone, questa volta ti ho nominato perché la volta precedente me l'hai fatto notare proprio te e mi sono scusato già. Per quanto riguarda il Festival Bar nella versione appunto 86, dove Schirone vinse il disco verde, ma Wikipedia non lo segnalava e io andai a diritto a raccontare la storia dell'86, dimenticando appunto che Schirone con Onde aveva vinto il Festival Bar dell'86. Questa volta invece ti ho nominato, ci sei, Schirone con Onde nel girone C. E poi Manrico Mologni, bravissimo fra l'altro, un cantatore bravissimo, canterà Artisti e Contadini. Nel girone D ci sarà Rosanna Fratello, che sarà la capitana, canterà Amore Scusami, in realtà sarà la cover del famoso pezzo Amore Scusami. Enrico Ruggeri ci sarà per cantare il grande, grande canzone Portiere di Notte. Viola Valentino arriverà con Il Posto della Luna. E Claudio Patti, che aveva esordito, se non sbaglio, proprio al Festival di Sanremo Nuove Proposte di quest'anno, e qui canterà la sua canzone, che è venuta dopo, Bianco e Nero, si intitola. Nel girone E, invece, il capitano sarà Bobby Solo, che riproporrà da un disco di grandi successi, dove lui ripercorre un po' la storia della musica italiana, e tra queste canzoni canterà anche Rose Rosse di Massimo Ranieri, e la riproporrà appunto per Premiatissima 86. Ci sarà anche Linda Di Franco con My Boss, lei sì che ha fatto successo con questa canzone. Paola Turci, che canterà Lettera d'amore d'inverno, e le Zooming on the Zoo con When You Turn Off the Light. Nel girone F invece ci sarà la capitana grandissima Rita Pavone, che canterà una sua canzone nuova, che dell'epoca chiaramente, che si intitola La Valigia. Ci sarà anche Stefano Sani, che canterà Quando una donna se ne va, farà un Q-disc doppiamente, che si intitola Delicatamente 2, sono un po' smemorato oggi, Delicatamente 2, bellissimo Q-disc, era veramente molto impegnato, aveva fatto un bel salto, ecco, da interprete in questo Q-disc, e appunto lui canterà questa canzone estratta da questo disco. Ivan Cattaneo canterà La Tua Immagine, se non sbaglio anche questa è una cover, e poi Ciaco, una nuova proposta, canterà Mi Sono Innamorato. Allora, nelle prime 6 puntate eliminatorie, soltanto i primi 2 classificati di ogni girone sono poi automaticamente ammessi agli ottavi di finale. Tra i terzi passano invece il turno i più votati, mentre i quarti sono eliminati e basta. E questo, le gare degli ottavi di finale sono a eliminazione diretta e determinano il passaggio alla fase successiva di 8 concorrenti. Alle semifinali accedono 4 cantanti che si incontreranno in 2 semifinali. I 2 eliminati nelle semifinali gareggeranno nella finale per il terzo e quarto posto, mentre i 2 vincitori delle stesse dovranno conquistare il primo e secondo posto. È un po' come come posso dire, le squadre che fanno il campionato di Serie A, alla fine poi è questo, oppure che fanno i mondiali di calcio, vanno a gironi, in questa maniera. A vincere il Premiatissimo 86 sarà Rossana Casale, e vincerà con Nuova Vita. Al secondo posto arriverà Rosanna Fratello, che invece riproponeva Amore Scusami. Al terzo posto arriverà la coppia Pupo Fiordaliso con La Vita è Molto di Più, e all'ultimo, al quarto posto, non l'ultimo, al quarto posto arriverà Orietta Berti con la canzone Senza Te. Perciò questi saranno gli artisti che arriveranno in finale e poi appunto si classificheranno in finale. Allora, questa qua, come avevo già detto, lo dico dalla prima edizione, perciò sarà l'ultima edizione di questo programma, Premiatissima. Ci dispiace un po', perché era un bel gioco musicale, infatti, voglio dire, il Premiatissima dell'86 torna, la rimisero di nuovo in prima serata di sabato, sbagliando clamorosamente, lo sapete, perché ogni volta che è stata di sabato non ha avuto molta fortuna rispetto al venerdì, che invece era la sua serata, secondo me, fortunata. Invece la rimisero di nuovo di sabato, e nella guerra di ascolti non ce la fa, perché doveva appunto contrastare il Fantastico 7 della Rai, e il record purtroppo maggiore di ascolti l'avrà proprio Fantastico 7, che addirittura questa dell'86 sarà un'edizione fortunatissima, presentata da Pippo Baudo con Lorella Cuccarini, Alessandra Martinez, il trio, c'era Massimo Lopez, la Marchesini, Solenghi,
Nino Frassica. Più della metà degli italiani vedranno e guarderanno Fantastico 7 e raggiungerà addirittura una punta di ascoltatori che solamente lo sbarco sulla Luna, praticamente 16 milioni di telespettatori guardarono Fantastico contro i 4 milioni di telespettatori appunto che invece seguirono Premiatissima. E di nuovo siamo ancora lì a dire perché di sabato, e ogni volta che di venerdì vedevano il grande successo la rispostavano di sabato sperando che il pubblico andasse dietro, e invece vabbè il sabato c'era una scelta anche diversa. Ogni volta hanno sempre fatto questo errore, volevo dire. Allora, questa fu una delle ragioni per cui decisero di farla finita con Premiatissima, ma ci fu un'altra ragione ancora, che era quella di Pippo Baudo. Ma vuol dire che c'entra ogni volta Pippo Baudo? Pippo Baudo invece c'entra perché lascerà la Rai Pippo Baudo e passerà alle reti Filinvest proprio l'anno successivo, nell'87. E quando arriverà alle reti Filinvest non vorrà fare Premiatissima assolutamente, la farà togliere e metterà su un programma nuovo che si chiama Festival, e che prese il posto di Premiatissima. Festival, se non sbaglio, ci fu solo per un'edizione, non mi chiedete, ma forse sì, dai, di fare un vlog anche su Festival. vedremo. Ebbene, perciò, e questa fu l'ultima puntata di una Premiatissima che proprio all'ultima puntata, quella dell'86, proprio Premiatissima non fu, sinceramente. Ma ogni volta, dico sempre, quando si prende la strada buona, perché lasciarla? Va tenuta la strada buona, no? Sono proverbi e proverbi interi che lo dicono. Questa era Premiatissima del 1986. Per quanto riguarda questo Premiatissimo 86, si potrebbe parlare anche di classifiche, anche se in maniera molto breve, a dir la verità. Però ne voglio parlare perché, essendo una gara questa volta dove la maggior parte delle canzoni comunque erano inedite, avevano anche un percorso discografico che a livello annuale in alcuni casi insomma ha avuto dei premi. A livello settimanale sono molte di loro sono entrate in classifica. A livello annuale, come faccio sempre, la classifica dell'anno 86 non si vede veramente molto, anche perché l'86 era invaso da dischi, canzoni internazionali, veramente c'erano almeno 5 dischi di Madonna, 80 di Duran Duran, cioè era difficilissimo per la musica italiana entrare in classifica dell'anno. Però ci sono delle canzoni invece che ci sono. Ad esempio, in questo Premiatissimo 86 era presente, come vi ricordate, ve l'ho detto prima, Linda Di Franco. Linda Di Franco è stato un personaggio che ha fatto una strada un po' corta, ma piena di successo. Faceva una musica molto raffinata, a stile Sade. Ecco, non Sade, stile Sade. E infatti faceva questo genere musicale molto molto soft e molto raffinata, la Sade maniera. E nell'anno 86 avrà in classifica un singolo che entrerà al numero 97 fra i dischi più venduti dell'anno, My Boss. Si intitola questa canzone, Linda Di Franco sarà una di quelle presenti a Premiatissimo 86 che sarà nella classifica dei dischi più venduti dell'anno. Per quanto riguarda i 33 giri, ci saranno due album invece di questi artisti. Uno è quello di Enrico Ruggeri, c'era da immaginarselo, Enrico VIII, che sarà il 55esimo album più venduto dell'anno 86, mentre il 94esimo disco dell'anno più venduto sarà quello di Garbo con Il Fiume. Giusto per dirvi qualcosa che era relativa alle vendite dei dischi legate a questi artisti di Premiatissimo 86. Se ti piace, sei interessato all'argomento di questo vlog, volevo anche ricordarvi che c'è un sito che si chiama gianlucaodosso.beepworld.it/fantasticopremiatissima, nel quale sito vedrete nel dettaglio tutte quante le puntate di Premiatissima con le partecipazioni, ma avrete anche la possibilità di potervi ordinare il DVD di ogni puntata di Premiatissima in maniera da averle anche a casa come collezione. E quindi anche oggi abbiamo raccontato in questo caso il tassello finale di una serie televisiva veramente fortunata, dai, comunque diciamo che facendo una media è stata fortunata, e si è stata sfortunata solo perché gli hanno sbagliato il giorno, perché poi in realtà la formula funzionava ed era indovinatissima, no? Cecchetto, che ha ideato tutto ciò all'inizio,
non sbaglia quasi mai le sue formule. E infatti, premiatissima, sarebbe andata bene, bastava non metterla in contrasto con dei colossi di Rodi, come appunto era la serie di Fantastico, che dovremmo dedicare a Fantastico, sinceramente, una serie di vlog. Però aspetta, fatemi aspettare, anche perché Fantastico non era proprio una gara musicale, perciò si andrebbe un po' fuori tema, a dire la verità. Anche se devo dire che qualcuno di voi mi ha chiesto invece di preparare dei vlog dedicati proprio a Pippone Nazionale con tutti i suoi programmi televisivi. Sarebbe bello, ne ha fatti talmente tanti che bisognerebbe aprire un canale a parte e dedicarlo a lui, perché... Vedremo col passare del tempo, tutto si può fare. Comunque, anche oggi abbiamo raccontato un altro pezzo, ecco, di, in questo caso, di televisione italiana, ma anche di serie TV, show televisivi, di gare musicali veramente memorabili, ecco, indimenticabili, come in questo caso premiatissima. Abbiamo voluto raccontarla tutta, dall'82 all'86. Nel mio canale c'è la playlist intera, dove vi racconto tutta la storia di questa serie, perciò se vi interessa potete andare a vedere anche la playlist, così almeno vi rifarete una cultura di questa trasmissione. Quindi vi ringrazio per aver seguito anche questa miniserie. Se vi fa piacere anche a me se vi iscrivete al canale, e vi aspetto alla prossima volta. Ci sono delle cose che ho in mente per fare del vlog anche estivo. Sì, ci sono delle cose veramente molto belle da raccontarvi, c'è una serie proprio di festival estivi che sono tanti, però non svelo niente perché deve essere una sorpresa. Dovrete poi scoprire appunto quale sarà il festival estivo a cui mi dedico questa volta. L'anno scorso mi sono dedicata al Festival Bar, che mi ha portato fino alla fine dell'anno. Vediamo un po' questa volta cosa vi tiro fuori dal cilindro. Quindi vi aspetto anche per la prossima serie di vlog, che sarà molto molto più lunga di questa, perché insomma intraprenderemo un percorso veramente molto molto lungo su un festival estivo importantissimo. Adesso però non anticipo niente, grazie per la visione, alla prossima volta, ciao da Ale.